Il nuovo DPCM è di domenica e quindi lunedì in Consiglio Comunale abbiamo chiesto alla maggioranza e al sindaco di ritirare il provvedimento e di provare a verificare se era possibile allocare le risorse in maniera differente per dare più risorse alle aziende in difficoltà che chiuderanno i battenti, che stanno chiudendo i battenti in queste ore, e togliere qualcosa al bonus famiglie, perché alla fine il tetto dei 4.000 euro come reddito per famiglia è comunque un tetto elevato. Ci abbiamo provato, il sindaco non ci ha voluto ascoltare e ci dispiace molto, perché ora più che mai mettere da parte i colori politici a favore invece di una soluzione per il bene della città poteva essere la soluzione migliore. Come quindi le forze di opposizione avrebbero incanalato queste risorse destinate al bonus? Ma sì, alla fine questo 1 milione di euro poteva essere rimodulato in questa maniera. 300.000 euro rimanevano in carico ai voucher spesa, che ora finalmente devono essere spesi nelle aziende, nelle piccole e medie imprese locali e quindi non nella grande distribuzione. 100.000 euro andavano inseriti per il bonus famiglie, per i bonus bambini, e 600.000 euro, ben oltre quindi quello preventivato dall'amministrazione, andavano a favore delle imprese che purtroppo si vedono costrette a chiudere.